Allora, nel video di oggi andiamo a fare una delle vostre e mie cose preferite insieme, ovvero parlare di tastiere, ma oggi ne assembliamo una insieme. Assembleremo una custom, semi-custom in realtà, vi dico i passaggi saranno così semplici che mi direte ma davvero, è letteralmente, e non lo dico tipo come con i PC che è un po' simile ma no, è letteralmente giocare con le formine e infilare le cose nei buchi giusti, nei fori giusti. Quindi andiamo a fare una custom sotto i 200 euro, in realtà se ho fatto bene i conti siamo anche sotto i 170, in generale comunque creeremo una custom che ha una qualità piuttosto buona, ci baseremo su un formato 60%, ma ne parliamo subito in questo video. Allora, prima di iniziare vi ricordo che per tutti questi prodotti, per i 50 primi acquirenti, troverete uno sconto con coupon da Banggood dove potete comprare questi, appunto, prodotti. E se non volete perdere altri coupon, altri sconti, altre cose, vi lascio anche in descrizione i canali Telegram dove poter, appunto, trovare tutte le migliori offerte per l'ambito hardware, dalle periferiche fino alle schede video. Passando all'argomento tastiera, andiamo a conoscere un secondo le nostre componenti. Allora, qui abbiamo una cosa che può essere un po' controversa. Questi sono dei Kyle Pale Blue, sono degli switch abbastanza economici e sono clicky, quindi qui già metto le mani avanti. Se non vi piacciono i clicky non dovete comprare assolutamente questi switch, potete prendere dei Ghetto Yellow, dei Glorious Panda, potete prendere tutto quello che volete, veramente. L'importante è che sia compatibile con il PCB che andremo a vedere qui sotto. Invece come caps abbiamo una cosa molto molto interessante che sono i caps neon di Akko, che devo dire hanno conquistato particolarmente la mia attenzione perché l'estetica richiama tanto i, mi sembra, GMK Laser, che è un kit di keycaps molto più costoso, solitamente neanche cioè nel senso è abbastanza reperibile da quanto mi dicevano, ma comunque molto più costoso. Questo set in particolare è interessante perché, come potete vedere, abbiamo una completa estensione, cioè abbiamo proprio qualsiasi tipo di formato, mi sembra siano 157 in totale, e siamo di fronte a un kit di switch prodotto, da quanto siamo riusciti a trovare su internet, da Capturer. Sono dei PBT Double Shot, abbiamo la possibilità di utilizzare, come potete vedere, diverse tonalità di viola che richiamino la fantasia del neon. Anche in questo caso, ragazzi, se compatibili siete liberissimi di usare gli keycaps che volete assolutamente. E infine tutta questa roba l'andremo a mettere su un bare bone, che non è semplicemente un case, un plate e un PCB, ma è tutto già montato, come potete vedere. C'è anche già uno switch perché l'ho messo durante l'unboxing. Oh mio Dio, che bel pezzo di alluminio che è sta cosa. Questa è la base della GK61 e se lo vedete è letteralmente la 61 uguale alla mia GK68, che è la mia tastiera personale. Il fondo è lo stesso, sapete che io amo questo fondo perché è un pezzettone di alluminio veramente imponente, ti dà sia una solidità strutturale sia la possibilità di strusciarci le dita contro adesso che è estate per rinfrescarti. Come potete vedere è già tutto montato, quindi in realtà il nostro lavoro è veramente veramente minimo. Dobbiamo semplicemente andare a inserire tutti i nostri switch in tutti questi buchi e poi metterci sopra, secondo le nostre preferenze e necessità, le parti di keycaps. Non è un lavoro difficile, non è un lavoro semplicemente un po' lunghino, ma neanche tanto. Ricordatevi prima di inserirli assolutamente che c'è un verso in cui inserire gli switch. La, vediamo se riesco a farvela vedere, questa piccola scritta qui deve andare rivolta verso di voi, quindi in questa maniera. Prima di iniziare ad assemblare, soprattutto se abbiamo le parti scomposte e non il nostro bare bone già fatto, grazie Deadpool, potremmo voler lubare, come si dice, lubrificare gli stubs, che fondamentalmente consiste di porre del super lube, del grasso dielettrico, sulle parti fino alle curve qui di questi piccoli pezzi di metallo che poi sono i supporti dei tasti più grandi, che dovrebbero prendere il nome, se non sbaglio, di modificatori. Fondamentalmente cercate questa piccola levetta, che è quella che trattiene attaccato il nostro stub, e la spingete indietro e con un dito alzate pian piano lo stub. Lo fate di nuovo anche per
l'altra e lo stabilizzatore dovrebbe venire fuori, ecco qua. Dopodiché avrete questo piccolo sistema in mano, quindi quello che volete fare è piano 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 staccare il pezzo di metallo, così. Una volta fatta questa operazione, non vi preoccupate se va a pezzi, torniamo dopo, rimarremo con questo piccolo pezzo di metallo in mano, questo qui, che semplicemente è la parte di contatto. Se siete dei maschi nei vostri 20 anni e abitate in casa da soli, molto probabilmente non avrete dei pennellini di precisione, nemmeno io ve lo dico, perché cioè letteralmente l'unico pennello che sono riuscito a trovare è questo. Quindi vi faccio vedere un trucchetto. Semplicemente prendete il vostro grasso dielettrico, spingete leggermente il grasso verso la parte esterna del tubetto e immergete il pezzo di ferro fino alla curva. Molto semplice, così. In questa maniera avrete lubrificato. Lo cercate di spargerlo il meglio possibile, assolutamente. Eseguita questa operazione, volete rimontare lo stub, così, rimettendolo all'interno del corpo di plastica, che semplicemente poi andrà a essere bloccato da quello metallico. Replicate l'operazione per tutti gli stub in vostro possesso in cui dovete inserire il pezzo di metallo. Prendete l'adorato pezzo di metallo, semplicemente lo dovete rimettere in posizione e incastrare fino a che non sentirete clic. Replicate l'operazione sul secondo stub. Ecco qua. Dopodiché lo andiamo a rimontare e rifacciamo l'operazione per tutti gli stub che ci serve di lubare. E abbiamo inserito i nostri primi due switch. Ora indovinate che cosa dobbiamo fare? Divertirci con gli switch! Sì! Abbiamo qui Overvolt che metterà due hot più switch. Hanno allora, una direzione, sì. Hanno una sotto. Direzione. Allora, devi vedere la scritta. No, il buco sopra, ok. La scritta deve andare verso di te. Quindi fai così e glielo metti. Yes! È soddisfacente, vero? Sto costruendo una tastiera. Esatto. Di cosa hai fatto? Questo è un alluminio. Plate, sì, alluminio. Serve soltanto per tenere in posizione gli switch. Poi sotto c'è il PCB. Figo? Sì, è molto figo in realtà. È un hobby divertente. Ok, arrivati a questa fase, se volete potete fare un primo test utilizzando programmi che vi facciano vedere se tutto va bene. Semplicemente per vedere se tutti i tasti sono stati inseriti bene e funzionano correttamente prima di mettere i keycaps, così da evitare di dover smontare anche quelli. In questo caso funziona, come potete vedere anche un bel comparto RGB, non so se lo vedete in camera. Ok, eccoci qua con i nostri keycaps. Allora, io non voglio essere troppo esagerato, quindi ci terremo un po' sul classico. Tuttavia, allora, voglio sicuramente questa barra spaziatrice, che è rossa, mi garba di più. Allora, innanzitutto avviciniamo un attimo la tastiera, così vediamo anche quali si prestano più cromaticamente per il case, perché comunque, come potete vedere, la parte di case esterna si vede anche fuori. Allora ragazzi, per darvi un'idea di layout, estetiche possibili e cose così, questa è la ACO3061, che come potete vedere monta gli stessi caps che stiamo andando a montare sulla GK61XS. Quindi quello che potreste fare è un layout del genere. Potete poi scegliere di mettere i modificatori rossi che abbiamo qui sotto, ma in generale fate attenzione perché è un po' diversa dalle classiche tastiere italiane. Allora, innanzitutto il backspace è qui in alto, fate attenzione che qui in questo caso stiamo lavorando su un layout, mi sembra di essere US, l'enter è di questa forma. Se volete fare uno screenshot e tenervelo come riferimento, potete farlo in questo momento. Ragazzi, penso sia superfluo dirlo, però non servono tutti questi tasti. Come vedete qui ne abbiamo 61. Questi sono 157, per evitare. Alcuni sono anche doppioni, tipo questi due backspace, questi enter, questo enter, shift, no, in realtà c'è solo uno shift grande, lol. Bene, ci vediamo appena finisco con la prima parte dei caps. Questa clip non è assolutamente girata subito dopo quella in cui vi ho fatto vedere come lubare gli stubs. Giuro assolutamente che non me ne ero dimenticato e non ho usato un pezzo di stunt per farvi, insomma, vedere come si faccia. Giuro! Io l'ho fatto, però mi sono dimenticato di farvi vedere come si facesse, quindi, hey, abbiamo rimediato almeno. Questa è la nostra tastiera, come venuta, diciamo,
Il risultato finale, allora, in realtà non sono ancora soddisfatissimo dell'accostamento cromatico. Qui abbiamo un Deadpool da 20 cm, ve lo lascio linkato giù in descrizione perché l'ho fatto vedere su Instagram e me lo state chiedendo in 10.000. E semplicemente in realtà sarebbe un porta telefono, vi faccio vedere, sarebbe l'ideale per un porta telefono molto semplice, un porta iPad, un porta Switch, ma invece io ci ho fatto due conti e letteralmente può anche reggere le tastiere ed è molto decorativo, molto carino. La nostra tastiera è pronta, adesso direi di fare velocemente un sound check, come piace tanto alle personcine. Allora, prime impressioni. Devo dire, a livello strutturale, solidità e tutto quanto, la tastiera mi sembra venuta piuttosto bene. Niente da ridire. A livello di suono, nonostante i click non siano, diciamo, i miei switch preferiti, il click piace a molti ma non a tutti, assolutamente, è normale. Però suona bene, è un bel click, non è un click come quello degli Shure MX Blue, che onestamente lo trovo veramente terra terra, proprio il minimo sindacale, ma neanche, cioè eviterei di prenderlo, ecco, è solo un rumore. Kailbox Pale Blue, promossi anche per la loro particolare economicità se siamo alla ricerca di uno switch di tipologia clicky. Però al tempo stesso giù in descrizione vi lascio un coupon con codice sconto per Banggood per comprare i Gateron Yellow qualora vogliate un qualcosa di un pochino più morbido, un pochettino più battery, proprio a livello di burroso, ecco. Adesso vi faccio sentire come suona una tastiera, però non questa, vi ricordo che cambia tutto il sound del feed, con dei Gateron Yellow. Questa è la ACO3061 che, come potete vedere, ha anche gli stessi caps, cosa che onestamente la posiziona molto molto bene a livello di qualità. Vi faccio sentire come suona un Gateron Yellow su un... purtroppo qua abbiamo un case di plastica, non è niente di che, però sentite quanto è buono. Gateron Yellow secondo me sono una delle alternative economiche migliori in assoluto sul mercato per il momento. Poi salendo un pochettino di livello magari potreste optare per dei Glorious Panda, però vedete, perché in quel caso il budget si alza di parecchio. Detto questo ragazzi, la nostra piccola semi-custom basata su Bourbon GK61 è pronta, assolutamente una tastiera molto carina da vedere. Fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti e ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video. Tutto è linkato giù in descrizione con codici sconto relativi per ogni singolo prodotto. Salam usa!